è successo qualcosa al tempio, Miss Daisy? No. Ho fatto qualcosa io? No. Sì. Miss Daisy, io non ho fatto niente. Invece hai parcheggiato davanti alla porta principale del tempio come se io fossi la regina di Romania. Tutti quanti ti hanno visto. Dovevi aspettarmi sul retro. Beh sì, signora, è vero. Ma io volevo... E poi ce n'erano altri due di chauffeur lì con me. Ho fatto la figura della sciocca. Che il signore mi perdoni. Oh, Miss Daisy, il signore lo sa bene che lei non è una sciocca. Vai piano. A Miriam e Beulah si leggeva in faccia quello che pensavano mentre uscivamo. E che pensavano? Che cercavo di farmi passare per ricca. Beh, ma lei è ricca. Ma niente affatto. E nessuno può dire che mi do delle arie. Nel povero quartiere dove sono nata si mangiava polenta scondita per cena e ho saltato i pasti diverse volte, te l'assicuro. Miss Daisy, se mi capitasse di avere tutta la roba che ha lei, Giuda, la sventolerei in giro in faccia a tutto il mondo. Come sei volgare, non rivolgermi più la parola. Ma certi bianchi non li capirò. Cosa? Mai. Che cosa hai detto? Ho sentito, sai. Mia, Miss Daisy, a lei serve uno chauffeur. E Dio solo sa quanto serve a me questo lavoro. Perché non lasciamo perdere, eh?